Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie ultime letture, ovvero i libri e i fumetti che ho letto nell'ultimo periodo. Inoltre, verso la fine del video, vorrei condividere con voi anche le letture che sto facendo attualmente e che cosa progetto di leggere dopo. Il primo fumetto di cui voglio parlarvi è anche il primo che ho letto nel 2018 e mi ha colpito veramente tanto, ovvero My Capricorn Friend, la storia di Otsuichi mentre i disegni di Masaru Miyukawa, edito dalla J-Pop al prezzo di 6,50 €. Questo è un volume unico. È un seinen che parla di bullismo. Infatti, uno dei due protagonisti della storia, viene bullizzato a scuola, è preso di mira da un compagno di classe che lo obbliga a fare delle cose veramente assurde. I compagni di classe, ma anche i professori, sono al corrente della faccenda, ma nessuno fa nulla. Finché un giorno questo ragazzo, probabilmente portato all'esasperazione, uccide il suo bullo. Matsuda, l'altro protagonista della storia, incontra infatti il compagno di classe con una mazza sporca di sangue. I due decidono quindi di fuggire, nonostante il ragazzo voglia costituirsi, e affronteranno un viaggio anche alla riscoperta dei loro passati e si farà luce, diciamo, su questo caso. La cosa che mi ha colpito di più di questo manga è che verso la fine assume un po' i toni di un giallo thriller. Uno dei protagonisti, infatti, si mette proprio a indagare, tra virgolette, quello che è accaduto. E si parla anche di che cosa ha dovuto subire il ragazzo. Delle cose veramente molto forti, violente. A tratti mi sono sentita molto a disagio perché mi disturbavano alcune scene. Nel complesso è stata una storia, quindi, secondo me, molto intensa, che parla di bullismo in maniera cruda e diretta. Ci si poteva soffermare di più, secondo me, sul carattere della vittima, che a livello caratteriale rimane la più debole, non è ben caratterizzata all'interno di questo manga ed è un peccato, secondo me, perché era un personaggio molto interessante. Però si tratta di una storia comunque autoconclusiva, è un volume che non conta tantissime pagine, quindi capisco che non ci fosse spazio per tutto. Sul blog trovate una recensione completa di questo manga, quindi se siete incuriositi vi lascio il link nelle schede qua sotto in descrizione. Proseguendo, ho letto Il principe prigioniero di C.S. Packard. Sinceramente non so come si pronunci l'autrice, quindi perdonatemi nel caso avessi sbagliato. Comunque, questo libro è edito dalla Triskel al prezzo, se non sbaglio, di 11 o 12 euro. Comunque, come al solito, trovate i link di tutti i libri e i fumetti che citerò oggi qua sotto in descrizione. Per chi non conoscesse Il principe prigioniero, parla principalmente di un principe, appunto, che viene fatto prigioniero. Il fratellastro, infatti, vuole succedere al trono e per questo deve sbarazzarsi del legittimo erede. Lo manda quindi come schiavo sessuale a una nazione nemica. Quindi il principe Damien non può nemmeno rivelare la propria identità perché sennò farebbe una brutta fine. Viene quindi portato a corte come schiavo del principe Laurent, che si dimostra fin da subito molto ostile nei confronti del regno da cui proviene Damien, e in generale una persona molto fredda e calcolatrice. Questo libro è il primo di una trilogia e l'ho trovato molto introduttivo. Non succede granché. Ci sono diversi intrighi di corte che ho apprezzato particolarmente perché mi piace questo genere di cose, e mi è piaciuto anche che si cercasse di descrivere le differenze fra i due regni, in particolare le usanze, come vengono trattati ad esempio anche gli schiavi, ma anche i tipi di relazione che ci sono, perché infatti avere questo regno in cui viene spedito Damien, le relazioni ben viste sono soltanto quelle fra lo stesso sesso. Devo dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa perché sapevo che nella storia c'erano contenuti sessualmente espliciti, che si parlava comunque anche di stupro, schiavitù, violenza. Temevo che questi temi venissero affrontati con leggerezza, cosa che secondo me non è accaduta. Si tratta comunque di una storia abbastanza introduttiva, non si entra molto nel profondo neanche per quanto riguarda i protagonisti, però quello che ho letto finora mi è piaciuto e sono molto curiosa di andare avanti per scoprire come evolveranno i personaggi, la loro relazione e soprattutto scoprire qualcosa di più su questi due regni, perché secondo me le basi che vengono gettate sono molto interessanti. Trattandosi di una storia che parla molto di sesso, visto non soltanto come piacere, ma anche come forma di potere, si parla anche di schiavitù, di tortura, violenza, stupro, ci sono tante tematiche abbastanza delicate. Questo romanzo, secondo me, può non fare per tutti.
tutti. Trattando poi queste tematiche, temevo che si giustificasse la violenza sulle persone, in particolare l'abuso, ma così non è stato. Ho letto poi il numero 2 di Come dopo la pioggia di Junma Yuzuki, edito dalla Star Comics al prezzo di 4,90€. Vi avevo già parlato di questo manga nel video Lo Continuo, se ve lo siete perso ve lo lascio nelle schede qua sotto in descrizione. In pratica è un manga che parla di una ragazza bellissima che inizia a lavorare in un family restaurant e si innamora del capo molto più grande di lei. Mi è piaciuto molto anche questo secondo volume, anche se il primo per ora rimane il mio preferito, probabilmente perché ci viene presentata la storia e i personaggi. Continuo ad apprezzare tantissimo il modo in cui l'autrice caratterizza i suoi protagonisti, ma non solo, e sono molto curiosa di andare avanti, di scoprire come evolverà questo rapporto e come i protagonisti reagiranno alle varie difficoltà che ci saranno sul loro cammino. Ho letto poi I quaderni giapponesi di Igor, edito da Coconino Press al prezzo di 19€. Questo fumetto mi è piaciuto tantissimo, penso che sia uno dei fumetti più belli che io abbia mai letto, perché è stato in grado di catapultarmi in Giappone, di farmi scoprire cose nuove riguardanti la cultura, e quindi l'ho adorato perché mi piace particolarmente il Giappone. È un fumetto che è un mix fra saggio storico, diario di viaggio, documentario, insomma parte dall'esperienza personale dell'autore in Giappone, visto che collabora con una casa editrice giapponese importante. Descrive quindi quella che è stata la sua esperienza lavorativa, ma racconta anche delle curiosità che riguardano la cultura giapponese e il disegno. Mi sono piaciuti tanto anche i disegni con queste tavole molto grandi che permettono di immergersi completamente nella storia, e poi ci sono tante parti più scritte, proprio come se fosse un racconto. Questo fumetto è stato scelto come recensione scelta da voi sul gruppo Cibis The Wayne, quindi trovate un'intera video recensione qua sul canale, nelle schede qua sotto in descrizione, come al solito. Infine, l'ultimo libro che ho letto in questo periodo è Il bambino col pigiama a righe di John Boyne, edito da Rizzoli. Questa è un'edizione vecchissima che ho trovato al mercatino dell'usato per 2€, ma vi lascerò l'edizione aggiornata qua sotto in descrizione. È un libro famosissimo, è stato tratto anche un film da questa storia che io non ho mai visto, non sapevo di che cosa parlasse il libro, o meglio, sapevo che avesse a che fare con dei bambini e con l'olocausto, ma nulla di più. Quindi mi sono approcciata a mente abbastanza libera a questa lettura e l'ho divorato. È una lettura comunque breve, è scritto in maniera molto semplice perché è raccontato dal punto di vista di un bambino, anche se non è in prima persona. Bruno è un bambino di 9 anni che dalla bella casa di Berlino si trasferisce vicino a un campo di concentramento, perché il padre è infatti stato assegnato a quel campo lì. A lui non viene mai spiegato il motivo di questo spostamento, dalla finestra riesce a vedere il campo e le persone, ma non gli viene mai detto chi siano. Il padre semplicemente gli dice che non sono persone, o almeno non per come intendono loro. Un giorno decide di esplorare i dintorni della casa e si imbatte in un bambino che si trova al di là della rete. Nascerà quindi un'amicizia non per nulla semplice, perché i bambini sono abituati a giocare, a muoversi in libertà, mentre questi due bambini sono separati da una rete e non possono quindi far altro che parlarsi. È una storia che ho trovato molto intensa e dolorosissima verso la fine. Probabilmente la cosa che mi ha toccato di più è che molte cose non vengono dette. Noi sappiamo comunque che cosa è successo durante la Seconda Guerra Mondiale, sappiamo come venivano trattati gli ebrei, non viene mai descritto nel dettaglio che cosa vede Bruno, viene sempre lasciato all'immaginazione di chi legge, quindi ci si immagina sempre le peggio cose. Vedere poi attraverso gli occhi di un bambino che appunto non conosce niente, non sa nulla neanche del saluto che suo padre gli impone di fare continuamente, è stata una lettura secondo me molto interessante. Sicuramente si poteva entrare forse un po' più nel profondo, esplorando un po' meglio le dinamiche della famiglia, il modo in cui vengono coinvolte da questo conflitto e dalla gestione del campo di concentramento, però per essere una storia pensata
di essere vissuta attraverso gli occhi di un bambino di 9 anni, l'ho trovato veramente molto forte. Se volete saperne di più, ho scritto una recensione sul blog che vi lascerò linkata nelle schede qua sotto in descrizione. In generale io ve lo consiglio se non lo avete mai letto, magari guardatevi anche il film, anche se ci dovrebbero essere delle differenze, perché 2 anni fa ho partecipato a un incontro a Mare di Libri in cui era presente l'autore. Mi pare di aver capito che ci siano delle differenze. Per quanto riguarda invece i libri che ho in lettura al momento, sto leggendo Reincarnation Blues di Michael Poore. Per quanto riguarda invece le letture che sto facendo al momento, sto leggendo Reincarnation Blues di Michael Poore, edito da Edizioni O al prezzo di 18 euro. Questo libro mi è stato inviato dalla casa editrice e mi era stato presentato come un mix fra Guida Galattica per autostoppisti, Il Vangelo di Biff e Neil Gaiman. Quindi ero molto curiosa, infatti al momento mi sta piaciucchiando. Sono solo a pagina 154 e ne conta più di 400, quindi è presto per esprimere giudizi. Il protagonista è un'anima che si è reincarnata 9.995 volte, quindi si parla molto di morte, delle vite vissute da Milo, il protagonista, e la morte in particolare è una persona, Susie. La cosa che al momento sto trovando molto interessante di questo libro è il fatto che non ci vengono presentate tutte le vite che ha vissuto il protagonista, ma alcune sì. E non a caso, ma per spiegare qualcosa. C'è sempre stato qualcosa che ha imparato Milo durante tutte queste vite che ha vissuto, non solo come persona, ma anche come animale, per esempio. E lo trovo molto interessante e fa riflettere. Al momento mi fa riflettere tanto sull'esistenza, sulla vita in generale. L'altro libro che sto leggendo è il manga, un saggio appunto sul fumetto giapponese. Questo è edito da Tunhue al prezzo di 24 euro. Sono ancora all'inizio e lo sto leggendo un po' alla volta quando magari ho tempo. È una lettura che al momento sto trovando molto interessante perché a me piace la cultura giapponese, il fumetto giapponese. Per quel che ho letto finora mi sembra anche ben fatto, quindi se state cercando una lettura di approfondimento in questo settore, io ve lo consiglio. Infine, il libro che leggerò dopo Reincarnation Blues, The Long Way, ovvero Il lungo viaggio di Becky Chambers, edito da Fanucci al prezzo di 16,90 euro. Anche questo libro mi è stato inviato dalla casa editrice sotto mia richiesta, perché puntavo questo libro già prima che venisse pubblicato in Italia. Ero molto incuriosita, ho avuto il mio periodo fantascienza, quindi ero molto nelle storie spaziali. La protagonista di questa storia si imbarca infatti in una navicella spaziale che gira per la galassia, quindi si parlerà tantissimo di cosmo, alieni, intelligenze artificiali, si prospetta una vera avventura galattica. Questi erano quindi i libri e i fumetti di cui volevo parlarvi oggi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto anche voi uno dei titoli che ho citato e che cosa state leggendo al momento. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!